Sono nato a Torino nel 1969. Da circa 30 anni mi occupo di sport. Sono un ex giocatore di calcio a 11 e a 5 e negli ultimi anni mister di calcio a 5, nonché preparatore di portieri qualificato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Attualmente, con il Rosta Torino C5, società di Serie B, collaboro con Mirisola Giuseppe, presidente, Luca Canavese, direttore sportivo, e Pippo Cedro, allenatore. Negli stage nazionali propongo diverse metodiche ai fini di migliorare le caratteristiche del singolo atleta. Oltre alla classica metodica didattica, impegno gli atleti con esercizi personalizzati su caratteristiche quali, a titolo d'esempio, la reattività, la concentrazione, il senso della posizione, l'equilibrio dinamico e statico e quant'altro occorra per potenziare le doti innate, perfezionare i gesti specialistici e implementare il bagaglio tecnico dello stagista. Negli stage sono sollecitate la forza esplosiva e l'esplosività elastica attraverso un lavoro piramidale nel quale analizzo la parte superiore del corpo, dorsali, pettorali e spalle, il cambio di ritmo con corsa continua a variazione di velocità. Il lavoro di resistenza, o metabolico, è sviluppato con vari mezzi e altrettante metodiche. Tutto ciò, al termine dello stage, può essere personalizzato ed adottato dal singolo atleta durante l'allenamento all'interno della propria società calcistica. In questo video è possibile osservare alcuni tra i percorsi didattici che propongo all'interno dello stage. La preparazione atletica. Per ricoprire correttamente il ruolo di portiere occorrono molte qualità. Durante gli allenamenti spesso non sono correttamente valutate, ancora peggio trascurate. Taluni allenano a parare senza mettere a fuoco alcuni aspetti che aiuterebbero l'atleta a migliorarsi. La velocità di spostamento tra i pali è un esempio evidente. Non bastano reattività ed esplosività, ma servono anche velocità esecutiva, senso tattico e movenza corretta tra i pali. I test sono proposti per stabilire la velocità aerobica da utilizzare nei lavori intermittenti, mentre il test di reattività si rivela utile per stabilire i tempi e quindi le strategie motorie dei portieri in tempi ristretti e, conseguentemente, elaborare un protocollo temporale per le esercitazioni tecniche. Il lavoro di forza è sviluppato con alcuni esercizi di resistenza alla forza generale attraverso serie e ripetizioni. La reattività ottica. Attraverso alcuni esercizi è sicuramente possibile migliorare la reattività ottica. Porre dinanzi all'atleta un elemento, in questo caso la rete, e compiendo questo tipo di esercizi aiuta a focalizzare la propria attenzione sull'elemento in secondo piano, obbligando l'occhio a cogliere le immagini e trasformarle in segnali elettrici per la corretta interpretazione. Deviazioni reattive. Per migliorare la reattività stimolo i portieri con delle palline da tennis scagliate ad angolazione variabile nello specchio della porta. Questo esercizio ottimizza i riflessi, ovvero il tempo di risposta che intercorre tra lo stimolo fornito e la risposta dell'organismo. Negli sportivi il tempo di risposta agli stimoli visivi sono tipicamente fra i 110 e i 250 millesimi di secondo. L'addestramento migliora nettamente questa risposta ed in più automatizza il gesto tecnico. Le deviazioni reattive vengono sicuramente migliorate. Attraverso questo tipo di preparazione mi prefiggo che i portieri abbiano consapevolezza dell'area, della mediana di porta, sappiano chiudere gli angoli, migliorino i livelli di forza esplosiva elastica, la capacità anaerobica, la forza massima isometrica e quella binaria.
questo tipo di esercizio, tramite l'utilizzo di ostacoli sulla direttrice palla-portiere, servono all'estremo difensore per migliorare la specifica reattività nei confronti dei cambiamenti improvvisi di traiettoria, dovuti per esempio al terreno di gioco o al tocco repentino di un altro giocatore. Nella fase di difesa il portiere, avvalendosi per l'opposizione al tiro di tutto il corpo, deve riuscire a riconquistare immediatamente il regolare equilibrio. Per questo motivo opero in particolar modo sulle posizioni a L assunte dai portieri nelle conclusioni basse. Sapere utilizzare con proprietà la forza isometrica e quindi riacquistare il dominio della palla è indispensabile. Spostamento e rientro rapido. Controllo della posizione, fiato, resistenza e reattività sono i maggior vincoli per un portiere in questo esercizio. Con tre avversari davanti, i 3 metri per 2 dalla porta si moltiplicano. In queste azioni l'atleta diviene nello scatto un centometrista, negli spostamenti laterali un tennista, nella reattività uno schermidore, nel fiato un podista e nella resistenza un pesista, per ritornare ad essere portiere ad ogni tocco di palla. Spostamento e rientro rapido tra i pali è tutto questo. Tiri forti e improvvisi. In questo caso, sia per migliorare la reattività, sia per non aver timore della palla, riflesso naturale difensivo, acuisco le loro capacità calciando su ostacoli che ne permettono una devianza ad angolazione variabile direttamente nello specchio della porta. Come parare i tiri coperti. Negli stage spiego ai portieri come eseguire una corretta parata basandosi su riferimenti che non siano la visuale della palla. Osservando in doppia focale la posizione dei piedi dell'avversario si può conoscere elementi come il punto di tiro, energia espressa e la probabile parabola o traiettoria della sfera. Celare la visuale diventa insignificante se si sanno cogliere tutti questi elementi. Anche in questo caso, reattività e forza permettono alla mente dell'estremo difensore d'essere sempre una mossa avanti a quella dell'avversario. Il pallonetto. Nei tiri a pallonetto, ovvero sia in quei tiri che imprimono al pallone una parabola ascendente-discendente, per il portiere è fondamentale la capacità di conoscere esattamente la propria posizione rispetto allo specchio della porta. Esercitarsi alla padronanza della zona difesa, all'esplosività elastica, alla raccolta delle forze residue per indirizzarle all'intercettazione della palla. Agilità nelle situazioni estreme. In quest'ultimo esercizio proposto sono presenti tutti i gesti tecnici precedentemente compiuti. Controllo della posizione, forza, fiato, reattività dinamica, istintività completano l'addestramento all'interno dello stage. Come ho già detto, questi esercizi sono solo una dimostrazione di quanto si svolgerà. Il lavoro sarà impegnativo, ma senza dubbi soddisfacente. Infine,
se saprete colmare anche una sola carenza, arricchendo così il bagaglio tecnico personale, sono convinto che ne sarà valsa la pena partecipare. Per coloro che sono interessati, potete contattarmi utilizzando i riferimenti contenuti nei titoli di coda. Grato per la vostra attenzione. Saluti sportivi. Maurizio Merante.